Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video magico di Vito Bella Vita. E oggi, come avete letto dal titolo, andiamo a casa di una fan a fare delle magie. Sinceramente sto parlando col diaframma perché non ho voce. Ormai è diventata una cosa naturale per me non avere voce. Poi, tra l'altro, guardate cosa ho qui. Il mio amato ventilatore. Il ventilatore ormai è diventato mio fratello. Cioè, praticamente io e il ventilatore siamo ventilatore e camicia. Comunque ragazzi, guardate cosa ho qui. Questa è la mia nuova valigia da mago, dove all'interno ci sono i giochi che faremo alla nostra fan. Oddio, questa voce è proprio imbarazzante. Le stiamo per fare una sorpresa e quindi adesso ragazzi, niente, ci dirigiamo. Il tutto è stato organizzato grazie ad un'amica di questa ragazza che mi ha contattato e mi ha detto che questa bambina, di nome Rebecca, è praticamente fan dei miei video. E quindi ragazzi, volevo farle una sorpresa. Da qui inauguriamo magia a domicilio, ovvero io vi Bella Vita, il mago zucchero filatele di Kingo, che viene a casa vostra a farvi delle magie. Se questa serie vi piace, mi raccomando, spolliciate in anticipo e fatemelo sapere qui sotto in un commento, perché ricordate che potreste essere voi i prossimi ad avere una magia a casa vostra. Mondial Vito, per magicare in casa. Anche la pubblicità ci ho messo. Andiamo, vai. Wow, aspetto che si fa l'orario giusto per andare a prendere questa ragazza che mi accompagnerà a casa di Rebecca. Parlo sempre col diaframma, fa più figo. Una cosa che non riesco a spiegarmi è come mai siamo a metà giugno, cioè siamo a metà del mese di giugno e piove. Cioè, ragazzi, ma il tempo sta scherzando o dice sul serio? È pieno di nuvole, cioè stamattina c'è stato il diluvio universale. Adesso a tratti diciamo che il sole ogni tanto si fa vivo, ma guardate, guardate. Che schifo di tempo. Sono un po' emozionato anch'io. Cioè, andare a casa di un fan o di una fan deve essere un'emozione particolare. Anch'io da piccolo avrei voluto il mio youtuber preferito a casa mia, solo che poi non è venuto mai nessuno. Che sfortuna. Ah, portato la novità su YouTube Italia. Sono un patriota. Ho questa voce, sembro di... Guardate, cioè il mese di giugno, come piove, maledizione, nella mia città. Come si fa? Dovremmo andare al mare e invece ancora abbiamo la pioggia. Comunque stiamo andando a casa di Rebecca e siamo imbottigliati nel traffico, che è un'altra delle qualità della mia città, Palermo. Grazie Palermo per il traffico. Allora ragazzi, siamo arrivati a casa di Rebecca. Non sto facendo il postino di c'è posta per te, perché questa è la mia valigia, quindi non gliela sto portando. Però adesso vediamo come reagirà la piccola. Seguitemi. Vabbè. Come si chiama? Tranquilla, non è questo. Questo è l'altro, no, l'altro. L'altro portone. Abbiamo sbagliato portone. Sono proprio un postino efficiente. Anzi, deficiente. Ti puoi fare la doccia e ti metti qua. Se tra l'altro sta piovendo, ti cade e ti sciacqua e ti rinfreschi. Non è nemmeno questo. Praticamente stiamo sbagliando tutti i citofoni. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato, dopo aver disturbato tutto il vicinato, il citofono giusto. Quindi andiamo a suonare. E me l'ho detto, io apri. Cioè subito hanno aperto. Che andare a piedi. Dobbiamo aumentare la suspense. Sono troppo emozionato. Ragazzi, siamo arrivati. Questa è la porta, ci prepariamo all'incontro. Sa come reagirà la piccola Rebecca. Vado. Ho sbagliato, questo era quello della luce. Infatti si è accesa la luce. Vado. Buongiorno! Ciao, Bella Vita! Vieni qua, amica! Ciao, Rebecca, come stai? Sei emozionata? Sei felice? Quanto felice? Da 1 a 10? 22. 22? Perché 22? Perché così? Perché così? Che dolce! Rebecca! E quindi ti sembravo la nonna? Perché ti sembravo la nonna? Perché dal braccio si vedeva. Cioè, ho il braccio da nonna! Ho il braccio da nonna! Adesso Rebecca ci mostrerà la sua stanza. Aspetta, che c'ha? Facendo il video con Vito! Salve signora, buonasera! Abbiamo la nonna! Può salutare nonna? Praticamente, signora, non glielo vorrei dire, ma la bambina mi ha scambiato per lei. Ha detto di ribraccio il salone, ci somigliamo. Che grande! Grazie, nonna, noi torniamo a fare il video. Allora, Rebecca, andiamo, ci devi mostrare tutta la tua stanzetta, ok? Perché Rebecca mi ha detto che ha un sacco di giocattoli. Vai, Rebecca, fammi vedere la tua stanza. Wow! Che meraviglia! E non ci credo, guarda! Anche il quaderno di Biancaneve. E questo che è? Sta facendo pubblicità di un negozio! Praticamente Rebecca ha capito tutto della vita, infatti già fa pubblicità. Quanti soldi in taschi, Rebecca, per fare queste pubblicità? 1000. Ma sei proprio una big money!
Bowie every day. Allora Rebecca, guarda, salta perché non c'entra in camera. Allora mi abbasso io. Ti farò tantissime magie, Rebecca. Ti stupirò. Sei pronta? Sì. Ma che è sta cosa? Sì, sembra il coro della chiesa. Sei pronta? Sì. Essere di funerale. Devi dire più euforica. Sei pronta? Sì. Non così che mi stavi sfondando un timpano. Aspetta, ti faccio sentire una cosa bellissima. Ah, ok, andiamo. Rebecca, chiudi tu, chiudo io. Come sei fortunata. Io da piccolo non avevo niente di tutto questo. Rebecca, ci fai vedere come si cucina qua nella tua cucina? Benvenuti ad una nuova puntata di Rebecca in cucina. Allora, Rebecca, facci vedere una tua ricetta, dai, veloce. Qual è il menù? Il menù, sì, il menù, dai. Wow, allora bambini, qua abbiamo il menù French Touch Excellence. Le patate al forno, in cucina con Rebecca Parodi. Ma io non ce l'ho le patate. Non ce l'hai le patate? Non ce l'ho le patate. Ma non ci importa niente, faremo lo stesso un video. Ma tu sei felice di essere qui? Sei felice di girare questo video? Sei pronta? Sei carica? Non fare sempre. Puoi anche dire sì. Sei pronta? Devi dire sì, sì, una volta. Sei pronta? Grazie Rebecca per la collaborazione. Che meraviglia Rebecca, veramente. È il tour della stanza di Rebecca. Guarda che bello questo, Rebecca. E ne ho una più lunga. Aspetta, aspetta, posso provare? Che bello, proprio. Ai, 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 fermo. È vero questo cane. Wow. È vero, ti dai morsi. Vediamo. No, 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 non me lo fare. Ah, il microfono per cantare. Will the one away? Non stanno fine. Just picking out a funnelino, banana, sign. Voto di giudice zero. Ok, vorrà dire che la mia carriera da cantante è rinviata. Allora, Rebecca, sei pronta? Sì, guarda, c'è anche l'album. No, c'hai anche l'album di Luigi e Sofia. Bravo. Io ho due magliette di Sofia e lui, l'album e il libro. Ma sei proprio una fan del team Trotter. Cioè, facciamo il saluto delle Trotter, dai. Yeah, yeah. Ni. Allora Rebecca, sei pronta? Ti faccio un gioco con le carte. Guardate, abbiamo un mazzo di carte. Prendi una carta, quella che vuoi. Tira forte. E voilà. Ci cascano sempre tutti a questo gioco. Che fai? Ma che è sta cosa? Leva sta cosa. Che cos'è? Ma che è un vespino? Vespino di Barbie, ragazzi. Che cos'è? Ma si accende. Sai bene questi capelli? Lei c'ha i capelli lunghi che sono tipo liane. Adesso prendo un vero mazzo di carte. Rebecca, li puoi aprire gli occhi? Pronto? Vito chiama Rebecca? Vichingo chiama Rebecca? Rispondete passo? Allora Rebecca, questa volta ho un vero mazzo di carte. Come puoi vedere, non sono attaccate. Adesso ti chiedo di dirmi stop dove vuoi. Io scorro. Va bene qui? Guarda Rebecca la carta su cui mi hai fermato. Facciamo vedere anche in camera. Questa è la carta che ha scelto Rebecca e che nessuno al mondo sa. Però, cara Rebecca, tu forse non lo sai, ma io ho un'arma segreta. Io lo so. Cosa? Tu la carta la sai? La mia carta. Sì, ma tu non sai che io ho un assistente e mi aiuterà a ritrovare la tua carta. Lo vuoi conoscere? Sei pronta? Oh. Ti avevo detto di uscire? Io lo porto, però è timido. Sei, ai, stai fermo. Mi fai male. Vabbè, ok, vabbè. Smetti. Scusate, è un pazzo. Non siamo qua per giocare. Siamo qua per trovare la carta di Rebecca e per fare una magia. Altrimenti ti chiudo. Tu lo sai che carta ha scelto Rebecca? Non lo sa, però. Hai visto che non lo sa? Aspetta, Tanino, perché non lo sai? Dice che per trovare la tua carta, praticamente lui deve annusare le tue mani. Perché tu hai scelto la carta con le mani. Ma io ho le mani sudate, quindi se sente odore di sudore. Sì, ma Tanino è un furetto molto intelligente. Quindi stai attenta perché riesce a scoprire tutto. Allora, fatti odorare da Tanino. Tanino, non mordere, non mordere perché ti faccio male, No, no, non ci credo. L'hai capito? L'hai capito? È proprio un furetto intelligente. Allora, dimmelo. Bravo Tanino, bravo. Ok, ti metti un po' di croccantine. Vai Tanino, vai. Allora, basta scherzare, perché è arrivato il momento di rivelare la carta di Rebecca. Adesso sei stata scoperta, perché per la prima volta la carta di Rebecca era una carta rossa. Era una carta di cuori. Era il 2 di cuori. Sono fortissimo. Con
comunque sei stata bravissima. Adesso, cara Rebecca, forse tu non lo sai, ma io ho una cosa per te. Sei pronta? Papparabà, parabarabà. Questo è per te, Rebecca. Apri, apri, apri. Facciamo vedere. Sai cos'è questo? Questo è un diplomino di apprendista mago. C'è la mia firma e poi c'è la data di oggi. Questo significa che da oggi, cara Rebecca, benvenuta nel club dei maghi. Adesso anche tu sei un assistente mago a tutti gli effetti. Grazie per avermi aiutato, Rebecca. Questo lo potrai appendere nella tua splendida stanzetta. Come assistente mago ti presento questa bacchetta magica cretina per eccellenza. La faccio tenere per qualche secondo e già devi essere fiera di tenere la bacchetta magica cretina. Non è una salsiccia che fai così, devi essere fiera così. Ok, dai. Sventola, sventola, sventola. Questo sì che mi ricorda il rumore della bacchetta magica cretina. Se questo video vi è piaciuto, cosa devono fare? Lasciate commenti. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e attivate la campanellina. 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 Ora sì. Lanciamo l'hashtag del giorno. Paperella Vito. Paperella Vito, raga, non so cosa c'entra con il video. Paperella Vito. Scrivete qui sotto Paperella Vito e lascerò un cuoricino a tutti coloro che lo faranno. E questo video di oggi è tutto. Al prossimo video. Insieme, vai. Ciao!